Bentrovati dunque su Radio Alfa e benvenuto al nostro graditissimo ospite, il professore Alex Giordano, direttore scientifico di AgriFood Future e docente di trasformazione digitale dell'Università Federico II di Napoli. Benvenuto. Grazie mille per l'invito, sono felice di essere qui a Radio Alfa. Grazie davvero per il tempo, per la disponibilità. Insomma, siamo qui per parlare di questo evento davvero importante, tra l'altro un evento di rilevanza nazionale che tocca, credo, diversi aspetti importanti che in qualche modo influiscono sulla vita di ciascuno di noi, partendo dall'innovazione, dalla sostenibilità, dall'agricoltura, dal cibo. Ecco, che cos'è AgriFood Future? Ma AgriFood Future è un momento di confronto, appunto, come dicevi tu, sul cibo che sembra la cosa più banale, più immediata, perché quello che noi tutti i giorni siamo abituati a ingurgitare, questo, scusatemi, è la parola che uso per poter sopravvivere. In realtà il cibo è quella cosa che racconta meglio la complessità del nostro tempo e quindi capisce come ogni nostra azione, anche individuale, è intimamente legata alla dimensione planetaria, è intimamente legata alla sostenibilità, è intimamente legata anche ai mercati, è intimamente legata a volte anche, diciamo, alle aberrazioni di un sistema che delle volte appaia malato. Quindi AgriFood Future è un momento di riflessione, si pone a livello nazionale perché, appunto, ricordiamolo, è organizzato da Unioncamere Nazionale con la Camera di Commercio di Salerno e con il supporto, diciamo, della Regione Campania, del Comune di Salerno, della Provincia di Salerno, ma anche di ben 4 ministeri, quindi il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle Imprese del Made in Italy e il Ministero degli Esteri, quindi proprio questo a testimoniare quindi l'importanza, quindi, della complessità intorno al cibo e per contrastare il riduzionismo, cioè spesso, quindi, a fronte di questa complessità, su problematiche importanti come quelle dell'innovazione, quindi per capire in questo momento di cambiamento come affrontare l'innovazione, spesso vediamo che, così come per le altre cose, si creano subito delle polarizzazioni, quindi gli ultra, abbiamo la carne sintetica e subito ci sono gli amanti del piccolo mondo antico, i fanatici della carne sintetica, l'intelligenza artificiale. Invece la verità sta nel bezzo, come sempre. La verità è un fatto politico, nel senso che appartiene alla polis, alla comunità, cioè l'importante è avere cultura diffusa, cultura critica, per poter scegliere qual è il tipo di futuro che fa bene per noi. Allora, visto che a Salerno, la provincia di Salerno incide tantissimo sul PIL nazionale rispetto all'agricoltura, no? Qui abbiamo produzioni importantissime, è sembrato strategico e interessante porre a Salerno non un'ennesima fiera, non un'ennesima mostra, diciamo, del famolo strano del cibo, ma un momento critico per prendere alcune tematiche importanti e cercare di far incontrare posizioni anche divergenti, quindi mettere insieme il meglio della ricerca scientifica e tecnologica con il mondo della produzione, con il mondo anche dei dati, dell'innovazione, quindi vista anche da, avremo Google, The Fork, importanti player internazionali, e cercare di capirne un po' di più. Ecco, quindi un confronto tra istituzioni, vari organismi a più livelli, anche per dare delle dritte al cittadino comune su cosa può fare, insomma, anche per guardare al futuro, no? Perché quando parliamo di cibo non parliamo di una risorsa infinita, quindi anche guardare alla salute del pianeta. Certo, la salute del pianeta è fondamentale perché, appunto, è legata intimamente a quella dell'essere umano, ma spesso poi ci dimentichiamo che in quei 5 centimetri di terreno che sotto i nostri piedi c'è il suolo e che rappresenta il sistema immunitario delle piante. Quindi noi oggi viviamo in un mondo dove è sempre meno il suolo vivo, quindi capire se e come la tecnologia può aiutarci anche a ripristinare degli equilibri virtuosi tra uomo, natura, società. Quello che, appunto, si è perso è che pensare a un'innovazione tecnologica, ma questo avviene non solo per il cibo, l'abbiamo visto anche con tutto il mondo, diciamo, del 4.0, no? Che è stato un programma inizialmente ispirato molto, forse troppo, a cose pensate molto lontano da qui. Quindi spesso la tecnologia e l'innovazione non sono quelle cose che fanno bene al pianeta, ma men che meno a noi, che abbiamo comunque una storia, un territorio particolare, abbiamo, certo, la possibilità di accedere ancora, per poco, se non ci si muove, anche a delle eccellenze che in qualche modo ci fanno forti nel mondo, ma ci potrebbero far forti molto molto ancora di più.
Se ne discute dunque, si discute di questo e di tanto altro a Salerno dal 16 al 20. Tra l'altro, insomma, un ricco parterre di nomi per tre giornate, insomma, belle ricche anche di momenti di confronto per l'appunto. In realtà sono cinque giornate, sono 16, 17, da 16 al 20, 18, non so 19, ho detto tre giornate. E 20, quindi devo dirti che molti colleghi, molti media, quando hanno visto un programma davvero così nutrito, ci hanno detto siete pazzi per la prima edizione partire così. L'abbiamo fatto perché appunto ancora una volta per testimoniare la complessità delle cose da approfondire e di farlo in maniera non superficiale. Quindi volevo dire una cosa molto interessante, che ci saranno diversi livelli di confronto, quindi ci sono degli eventi principali pomeridiani, diciamo dalle 18 fino a sera, che avvengono tutti i giorni in quest'area bellissima creata fuori dal Teatro Verdi, tra la Villa Comunale e il Teatro Verdi. Poi ci sarà dei momenti pomeridiani alle 16 nel Teatro Verdi di formazione molto specifica, quindi per gli addetti ai lavori, quindi uno dedicato all'industria conserviera, un altro a tutto il mondo del fresco. Ma poi la cosa importante, ci sono due momenti che sono il fiore all'occhiello, diciamo, dell'evento, è che una Summer School, noi avremo 100 giovani ricercatori da tutta Italia che dal 16 al 20 sono con noi, quindi partecipano alla sera, ma poi durante il giorno lavorano ad approfondire le tematiche. Basterebbe questo, insomma, dare l'idea dello spessore di questo evento. È una cosa bellissima. E poi, una bella organizzazione. Volevo anche dire una cosa anche importante, stavo dicendo, quindi lunedì 18 mattina c'è la presentazione del Centro Nazionale Agritech. Come tutti sanno, questo Centro Nazionale è una cosa magnifica che si occupa appunto della trasformazione digitale dell'impresa agroalimentare, e noi abbiamo la fortuna di avere come capofila l'Università di Napoli, che insieme altri 9 SPOC, quindi verranno il meglio degli scienziati che si occupano di innovazione nell'agricoltura, di tutti gli SPOC, e guidati da due persone fantastiche, che sono il professor Danilo Ercolini, che è il referente scientifico del Centro Nazionale Agritech e il direttore anche del Dipartimento di Agraria, e da Cristiano Spadoni di ImageLine, che rappresenta con Agronotizie, insomma, il principale portale digitale italiano dell'innovazione. Faranno una presentazione che non è istituzionale, cioè gli scienziati racconteranno concretamente quali sono quelle risposte della scienza ai problemi dell'agricoltura di oggi. Ma anche per dare risposte al cittadino comune. Io insisto sempre su questo, no, guarda, perché chiaramente non è una cosa che non ci tocca, anzi. No, ci tocca, guarda, infatti viaggiano insieme, perché tu hai risposte al cittadino ma anche alle imprese, nel senso che poi la ricerca scientifica è attraverso l'attuazione che raggiunge il cittadino comune. Quindi oggi, per esempio, far capire al cittadino comune che con un'app può capire realmente se il prodotto è biologico, di qualità, attraverso la blockchain, per esempio, che è un sistema, diciamo, di smart contract, diciamo, di contratti disintermediati, è un valore aggiunto, perché in qualche modo può evitare anche delle fregature, perché spesso poi, diciamo, soprattutto nella GDO, noi vediamo delle cose pazzesche, tipo come, non so, il riso senza lattosio, l'insalata senza colesterolo, e tutte queste cose che danno una parvenza di scienza in realtà sono soltanto escamotage di marketing, che non hanno niente di scientifico, però nel frattempo viene utilizzato come un valore aggiunto a danno del consumatore. Quindi oggi la tecnologia cosa può fare? Può semplificare tutta una serie di dati e renderli fruibili, quindi creare una poetica del dato che sia fruibile, come dicevi tu, anche al cittadino comune, e quindi salvaguardare la sua tasca, ma soprattutto la sua salute e le sue scelte. Ritorniamo su questi temi tra poco. Il professore Alex Giordano naturalmente rimane ancora con noi, e rimanete anche voi con noi, perché tra poco c'è il 30° minuto. Ed eccoci ancora insieme dunque con il nostro graditissimo ospite, il professor Alex Giordano, per ritornare appunto a parlare di Agri-Food Future, di cena a Salerno dal 16 al 20. Dicevamo, professore, un programma ricco di appuntamenti interessanti, anche con ospiti di rilievo. Insomma, è anche quasi difficile sintetizzare in pochi minuti un programma così vasto, che poi ricordiamo che ogni giornata prevede diversi appuntamenti, lo diceva poc'anzi lei. E allora le chiedo l'ardua cosa di raccontarci, come dire, i principali, diciamo. Allora, lei l'ha scelta. Sono veramente, abbiamo un parterre di nomi di altissima caratura, però mi fa piacere raccontare due cose importanti. Cioè, la prima è che per scelta propria di Unioncamere, noi abbiamo la fortuna di avere il presidente nazionale di Unioncamere, che è il presidente anche della Camera di Commercio di Salerno, la scelta di lavorare molto sui dati. Cioè, questo è un festival, come dicevo prima, che non prende delle posizioni a priori, ma cerca di capirne di più. E quindi noi abbiamo
tre momenti importantissimi da questo punto di vista, che sono sicuramente la presentazione domenica, quindi anzi partiamo da sabato, dove verrà presentato nella cerimonia inaugurale, quindi il rapporto proprio Agri-Food Future, che vede tutta una serie di dati dove racconta lo stato dell'arte dell'agricoltura in Italia, in Campania e a Salerno, e soprattutto come si relaziona l'innovazione. Però abbiamo domenica Roberta Garibaldi dell'OCSE, che presenta il primo rapporto sul turismo enogastronomico sostenibile. Poi abbiamo una cosa importantissima il lunedì, abbiamo Google che in esclusiva per Agri-Food Future presenta i dati nel mondo su cosa chiedono, cosa cercano i consumatori quando si riferiscono al cibo made in Italy, quali sono le peculiarità, quindi le cose più ricercate insieme alle correlazioni. Analogamente il martedì abbiamo poi una ricerca bellissima con The Fork, cioè The Fork ci dirà in tutto il mondo quando è scelta la cibo made in Italy, cioè per dire in Francia il made in Italy è scelto rispetto al sushi, rispetto alla cucina francese, in tutto il mondo, andando ad analizzare anche lo scontrino medio, quindi capendo anche quello che è l'attuale ma anche il potenziale, diciamo, del nostro cibo. Quindi questo per raccontare cosa? Per raccontare che noi spesso abbiamo un potenziale fortissimo che non conosciamo neanche noi come sistema Italia, e noi anche come sistema Salerno. Se siamo qui adesso a Radio Alfa, ci dimentichiamo che il 70% della rucola mangiata in tutta Europa viene fatta nella Piana del Sele, che il 22-23% dei pomodori esportati in tutto il mondo vengono dalla nostra provincia. Insomma, ci sono dei numeri davvero importanti e spesso manca una consapevolezza. Manca, ahimè, e questo lo dobbiamo dire, anzi forse ne è parlato fin troppo in questi anni, ma è il momento oggi di iniziare a praticare, la capacità di stare insieme e fare sistema. Mm-hmm. Quindi alcune realtà lo hanno fatto e infatti hanno risultati importanti. Quindi mi viene in mente anche la presenza del consorzio di mozzarella di bufala, che tutti insieme fa, certo, dei numeri oggi che competono a livello nazionale, quindi è uno dei principali formaggi, insomma, venduti. Quindi anche il concetto di riuscire a far rete finisce, si auspica con questo evento di essere una litania o soltanto un parvenu, no? Che si parla sempre di rete, di fare sistema, eccetera, e diventi una prassi, però appunto non più una morale, ma facendo parlare proprio i dati. Quindi c'è su questo un panel organizzato con la Fondazione Qualivita, che riunisce tutte le DOP, le DOC italiane, che fa vedere concretamente, quindi avremo il prosciutto di Parma, il grano padano, quindi oltre alla mozzarella di bufala, per capire proprio che stare insieme è l'unica cosa per competere contro dei grandi players mondiali che tutto interesse hanno tranne che quello, diciamo, di arricchire, ecco, anche, come la dire, produzione. Un vantaggio economico, se vogliamo, perché poi credo che a volte l'innovazione, la nuova tecnologia, anche la sostenibilità in sé, ha un costo per l'azienda, per il cittadino. Quindi insomma, fare rete significa anche dividersi un po' il peso di questo impegno. Certo, quindi quello che tu stai dicendo è proprio questo, cioè spesso lottiamo una guerra ad armi non pari, perché appunto una piccola impresa di altissima qualità non può competere con una multinazionale, insomma, che fa numeri diversi, magari qualità minore, pur avendo un impatto negativo sull'ambiente, sulla salute, eccetera. Allora questo è un discorso che investe diversi livelli. Quindi il primo livello è quello che stare insieme ci aiuta, come dicevi tu, a considerarci dei corpi collettivi, e quindi la parte di ricerca e sviluppo che non può permettersi una singola azienda, ma anche banalmente spese di packaging, di logistica, eccetera, possono essere, certo, condivise. Però d'altra parte c'è importante di un impegno istituzionale fondamentale che riconosca l'impatto di queste imprese e soprattutto si carica gli oneri. Noi su Salerno l'abbiamo fatto con il progetto PIDMED, che appunto ha sostenuto in questi anni centinaia di microimprese sulla trasformazione digitale. Quindi con una joint venture tra la Camera di Commercio di Salerno e l'Università Federico II, specificatamente con il CESMA nel polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio, le imprese hanno potuto beneficiare, diciamo, di una consulenza super partes, cioè venire lì e sapere, che capire a cosa serve realmente la tecnologia, non da chi gliela deve vendere in qualche, certo, modo, ma da qualche specializzato super partes che grazie alla Camera di Commercio diventa un consulente in outsourcing sostanzialmente. Quindi c'è da dire che gli equilibri vanno livellati, perché dico solo questo, lascio un dato: noi siamo una terra forte per le produzioni di qualità, ma c'è una ricerca dell'ISMEA che dice che su 100 euro di spesa nel supermercato soltanto 2 euro vanno a chi produce, tutto il resto si disperde nel marketing, nella logistica, certo, nella distribuzione e quant'altro. Quindi
va rivisto proprio tutto il sistema cibo, e sicuramente un piccolo singolo operatore, pur di qualità, non può combattere questa guerra senza il supporto istituzionale e di una collettività, di una comunità di produzione e di consumo. Uso queste parole per banalizzare. Tra poco ritorniamo ancora sul programma di Agri Food Future. Intanto l'informazione commerciale qui a Radio Alfa, state con noi. Torniamo insieme e ritorniamo, naturalmente, lui non è mai andato via negli ultimi minuti, naturalmente, con il professor Alex Giordano. E allora abbiamo detto 5 giorni pieni di momenti di confronto, di occasioni per riflettere, insomma, sul futuro del nostro pianeta, sulla sostenibilità, sull'innovazione. Ma tra gli appuntamenti, professore, ce n'è uno davvero importante, che è l'occasione ancora per parlare, anzi per agire in termini di sostenibilità. Sì, diciamo che tutto finisce con una poetica, con una poesia, con una performance collettiva, e visto che uno dei temi principali che emergerà è il tema degli sprechi, sostanzialmente, il tema degli sprechi proprio alimentari. Pensate che noi siamo in una società dove aumenta il rischio di povertà alimentare, quindi dove più del 22% delle persone, la popolazione italiana, è a rischio di povertà alimentare, quindi non parliamo solo di cose, certo, di altro mondo. La maggior parte del cibo è sprecato, viene buttata, e questo è davvero insopportabile. Si parla sempre, a volte in modo retorico, dovremo sfamare 10 miliardi di persone a breve, e quando poi la maggior parte del cibo, proprio in questa filiera, in questa organizzazione malata del sistema cibo, viene buttato. E quindi pensate che ne so, la grande distribuzione prende materie prime solo di un certo calibro, di, certo, una certa misura, per garantire i suoi flussi di standardizzati, e quindi viene buttata roba buonissima. Allora, con tutte queste eccedenze delle produzioni del territorio che hanno aderito a questa iniziativa, un grande chef, Don Alfonso Iaccarino, quindi chef stellato, il papà degli stellati della cucina mediterranea, con una brigata di giovani dell'Istituto Alberghiero Virtuoso, realizzerà una cena di altissimo livello per una tavolata molto scenografica, 500 posti sul lungomare di Salerno, e dove sono state invitate le mense dei poveri che agiscono sul territorio, i media, tutti i ricercatori della Summer School, le istituzioni, le imprese, per capire che appunto il punto è quello di sfamare il mondo, ma di sfamarlo tutti, e di capire che si tratta di chiedere alle tecnologie le domande giuste, quindi capire che forse l'intelligenza artificiale non deve servire soltanto a farci arrivare un delivery nel tempo più breve possibile, magari poi sfruttando anche altri lavoratori, non deve soltanto servire a capire cosa venderci in maniera più puntuale, ma potremmo chiedere all'intelligenza artificiale, alla robotica, anche come ridurre questi sprechi. Quindi, come dire, tutto questo è un po' la poetica, se vogliamo, di Agri Food Future, che vuole essere appunto un momento di confronto per dire sì, va bene la tecnologia, infatti avremo il meglio di tutta la ricerca scientifica e tecnologica in 5 giorni concentrata qui su Salerno, ma anche capire quali sono le domande giuste da porre. Eh sì, insomma, anche per fare il punto della situazione, anche per programmare, insomma, il futuro, no? Certo, per programmare, e soprattutto sapere che il futuro è sempre una scelta, quindi noi spesso a volte siamo su una traiettoria lineare e sembra che il futuro sia un destino, invece noi ogni giorno possiamo scegliere quale futuro è più desiderabile, non soltanto più conveniente, non è soltanto più opportuno, non è soltanto più facile. Quindi capire che cos'è il desiderio e quindi farne una questione collettiva e scegliere in che strada andare, sapendo di prendersi però tutte le cautele per poter tornare indietro se è il caso. L'innovazione è importante, ma la tradizione, quando parliamo sempre di sostenibilità, di cibo, guarda, di pianeta? L'unica grande tradizione mediterranea che noi dobbiamo portarci avanti è la tradizione di essere degli innovatori. E l'innovazione è una tradizione. E che cos'è? È una scoperta che le persone hanno fatto e che si tramandano per garantire la loro longevità, la loro eternità. E quindi tradizione e innovazione, in questo senso, non sono due sensi antitetici, ma sono frutto di una stessa tensione, che è una tensione evolutiva, che non dobbiamo perdere, perché spesso ci dimentichiamo di questo, che quello che noi dovremmo capire è come evolvere su questo pianeta in armonia con esso e con tutte le altre specie. A volte ci dimentichiamo di questa cosa, ci disintegriamo, no, dal nostro ecosistema, e quindi
a quel punto non è più innovazione, quindi è una propaganda di alcune tecnologie o di altri punti di vista, e quindi non servono più per la nostra felicità e quindi non servono a niente, anzi sono deleteri. Docente di trasformazione digitale all'università, capisco perché hanno scelto lei. Insomma, da questa chiacchierata c'è, insomma, tanto entusiasmo, tanta voglia, ecco, di perseguire questa strada, mi pare di capire. Tanto entusiasmo, spero di non averti annoiato. No, assolutamente, anzi. I radioascoltatori, insomma, quindi io dicevo prima nell'interruzione che quando abitavo da queste parti sono stato un grande fan di Radio Alfa, perché la programmazione notturna era fantastica, quindi alternando il meglio del, diciamo, della musica contemporanea con i grandi classici, insomma, del rock, della musica del passato, quindi per me che sono un tipo un po' vintage, diciamo, era il massimo che mi accompagnava nelle mie scorribande notturne, anzi ricordo proprio nei periodi dello studio. Starà gongolando qualcuno della redazione a Teggiano. Allora, io ringrazio il professore Alex Giordano, che ricordo è docente di trasformazione digitale all'Università Federico II di Napoli, oggi soprattutto nelle vesti di direttore scientifico di Agri Food Future, che è di scena a Salerno dal 16 al 20. Grazie di cuore per essere stato con noi. Ciao.